Quindi andiamo a parlare di questo giochino, ovvero Tower of Fantasy. Perché oggi hanno annunciato, bene o male, quali saranno gli eventi disponibili una volta uscito il gioco. È importante perché anche questo gioco funzionerà come qualsiasi altro gacha game, come che sia Honkai, Genshin, Punishing Gray Raven, insomma, tutta questa serie di gacha game che ci sono. E dato che siamo all'inizio del gioco, devi pompare un attimino tutto quello che il gioco ha da offrire, soprattutto con le pre-registrazioni, ma poi anche con gli eventi all'interno del gioco che magari sono unici proprio perché il gioco è appena uscito e quindi magari ti danno più roba di quanto magari potranno dare negli eventi normali. Anche se non so se questo sarà un tipo di gioco come Genshin o che ne so, come Cookie, non mi ricordo come si chiama, c'è un gioco sui biscotti, personaggi a biscotti, perché allora, praticamente ci sono quei giochi che ti danno tante risorse se tu continui a giocare in modo attivo, facendo eventi e tutto il resto, e ci sono altri giochi che invece non te ne danno tantissime. Genshin, per dire. Quindi vedremo co come sarà bilanciato. Potrebbe essere un mix di tutte e due, oppure no. Però, dato che appunto il gioco sta per uscire, seguiamo un pochino quali sono tutti gli eventi. E vengono qua elencati in questa pagina, anche se, lo ripeto ancora una volta, io non so quali sono i... o meglio, non so che cosa significano tutte queste cosine qua. Quindi io vi posso dare le mie opinioni, gente, ma il gioco ancora non l'ho visto, non ci ho messo mani, quindi vediamo un po'. Allora, per la milestone, ovvero per gli obiettivi della pre-registrazione, riceveremo 10 Gold Nucleus, che non so che cosa siano, Dark Crystal 500, che sarebbero tipo i cristalli di Honkai, Primogems di Genshin, poi ci sarà questo Jetpack Paint Orion, una cosa estetica sicuramente, un outfit esclusivo, ok, e poi tutto il resto che abbiamo visto anche nell'ultimo video che avevo caricato su YouTube per quanto riguarda i bonus della pre-registrazione, che potete ancora fare fino al 10 di agosto si può registrare un account e quindi prendersi i bonus della pre-registrazione. Andiamo avanti poi con Nemesis Limited Cash. Ok, durante questi Limited Order Events, i Wanderers, che sarebbero i viaggiatori, insomma, i nostri personaggi, possono fare degli ordini speciali con i Red Nucleus e alcuni Special Wushare per aumentare la probabilità di ottenere un'arma limitata, un Venus, che non so che cosa sia, oppure un Matrix limitato, che anche questo non so che cosa sia, e un Nemesis. Poi andiamo avanti, Star Path Navigation. Durante questo evento raggiungi il numero specifico di punti evento e attraverso il completamento di alcune missioni per aggiudicarti una Weapon Box SSR. Immagino che sia 5 stelle, cioè non so com'è la classificazione su Tower of Fantasy. Un altro Gold Nucleus e Proof of Purchase, cioè la prova della prova di acquisto. Vabbè, robe strane. Poi, ultima cosa, Pioneer's Gift. I viaggiatori che completano la creazione del personaggio durante l'evento possono riscattare un premio esclusivo per la registrazione del loro personaggio tramite la pagina dell'evento. E tra questi possono riscattare il Nemesis Amplification Google, non Google, non so che cosa sia, un altro Gold Nucleus, SR Relic Shard Box. Allora probabilmente sarà tipo un frammento, cioè una cassa di frammenti, shard dovrebbero essere frammenti di qualche PG SR, e quindi se quella era una Weapon Box SSR è ancora più alta la classificazione. E poi Gold, che sarebbero, immagino, la monetina ufficiale del gioco, 8.888. Va bene. Poi nel tweet viene linkato anche un articolo ufficiale, che andiamo a vedere qui, che anche questo è stato pubblicato oggi.
Ok, qua ci entra un pochino più nel dettaglio, quindi andiamo un pochino a vedere Star Path Navigation. Questo è un evento permanente che dura per i primi 21 giorni dopo che abbiamo creato il nostro personaggio all'interno del gioco. Ok, bisogna completare una parte di quest principale anche per sbloccare la pagina degli eventi. E vabbè, ti danno una SSR Weapon Box, quello che abbiamo detto prima. Le robe della pre-registrazione ne abbiamo già parlato prima. Pioneer's Gift, anche qui bisogna completare una pagina, cioè una parte di storia principale per poi avere accesso alla pagina dell'evento. E le varie reward sono quelle che ho detto prima. Nemesis Limited Cash, vediamo un po'. Aspetta, quello di prima durava fino al 31 di agosto, quindi questo anche, cioè, questi eventi sono tutti limitati, ma è normale che sia così, però giusto indicare le date. Il Nemesis Limited Cash è l'ultimo e dura anche questo fino al 31 di agosto. E cosa c'è scritto? Durante questo evento i Vandals possono utilizzare Red Nucleus per fare ordine speciale durante la Forgiveness and Rebirth Limited Order. La probabilità di ottenere un'arma limitata, Venus, sarà aumentata di molto durante questo periodo. Ok, quindi praticamente questa sarà un banner nel quale utilizzeremo le cose che andiamo a ottenere durante la quest principale e che ci vengono date come pre-registrazione e anche completamento degli eventi, immagino. Poi, durante questo evento, i viaggiatori possono utilizzare Gusher speciali per fare ordini speciali durante l'evento Yesteriar Reconstruction. Madonna, ma se esistono queste parole in inglese? Mai sentite? Limited Order. La probabilità di ottenere una Matrix limitata Nemesis sarà aumentata durante questo periodo. Quindi, ok, Matrix non so che cosa sia. Quindi, Venus è un'arma. Nemesis è un Matrix, ma come ho detto dovrebbe fare riferimento ai PG, ma non ne sono sicuro. Poi, vabbè, controlla le sezioni sugli annunci vari per sapere quando finiscono questi eventi e tutto il resto. Insomma, queste sono le news per quanto riguarda Tower of Fantasy, che vi ricordo, proveremo in diretta qua su Twitch quando uscirà, non il 10 perché sarà 10 notte inoltrata, ma l'11 di agosto. Qua su Twitch. Se vi va di seguirmi, mi troverete qua a giocare al gioco. Ci